Ieri ho saltato l'appuntamento con l'Insegreto Week che ho dovuto spostare a oggi per dei problemi. Mi è esploso Instagram, ragazzi. Vediamo dov'è il video di oggi! Se non mi vedete, non vi preoccupate. Prima o poi torno sempre. Ed è una minaccia. Ciao tempeste, io sono Nadia e questo è il secondo appuntamento con l'Insegreto Week di dicembre, che è appunto una settimana intera di insegreto tra appuntamenti che faccio all'inizio di ogni mese. Questo mese l'argomento principale sono i social. Tranquilli perché qui arriveranno video a tema natalizio, tipo le classifiche horror, giusto per tenere alto lo spirito del Natale. E domani, perché l'ultimo appuntamento arriverà domani di sabato, giorno inusuale, però vabbè, c'è stato uno slittamento totale. Parleremo di WhatsApp. E chi ricorda l'ultimo video che feci riguardo WhatsApp? È stato uno dei video più visti e più amati da voi. Ve lo metto qui così potete vederlo. Ma adesso parliamo di Instagram. Le ragazze su Instagram, anche ragazzi se capita, perché no? Like subito per gli in segreto, iscrivetevi se non siete iscritti, attivate quella cavolo di campanella, seguitemi su Instagram, ovviamente parliamo di Instagram, dove pubblico l'altra parte della mia vita. E lì sullo sfondo, in po' lontananza, ma c'è la mia nuova felpa. Moltissimi di voi le hanno prese e le stanno ancora acquistando, soprattutto per Natale. Grazie mille, ogni tanto devo farlo, lo sapete. Il link diretto per entrare nel club è qui giù nel box informazione. Grazie anche perché mi taggate su Instagram e io riposto le vostre foto con la felpa, ovviamente. Ma adesso iniziamo. Donna di 18 anni, poco fa stavo parlando con un tizio su Instagram e adesso ha smesso di funzionare. Lo prendo come un segno del destino, vuol dire che con questo non ci devo parlare. Anch'io sono una che nota i segni e l'interpreta a volte come segno del destino, a cavoli miei. Però addirittura qui non ci devo parlare. Magari domani potremmo andare al mare insieme, che dici? Sì, perché no? Ah no, guarda! Che peccato, domani piove. Ah, davvero? Vabbè, dopodomani. Sì, anche dopodomani dà pioggia. Che sfiga, allora facciamo mercoledì? No, piove tutto il mese. Vuoi capire che sono segni del destino? Cioè, io e te non ci dobbiamo vedere. Non so più come dirtelo. Donna di 19 anni, il mio ragazzo si è arrabbiato perché il mio istruttore di guida ha iniziato a seguirmi su Instagram. Per fortuna che poi solo le ragazze sono gelose. Francesca, scusami, chi è questo? È il mio fruttivendolo. Sì, è il mio fruttivendolo. Perché cacchio ti segue su Instagram? Ma non lo so, che ne so. Cioè, mi avrà riconosciuto, ci vado sempre con mia madre. Certo, giusto, il tuo fruttivendolo. Ecco, non so perché dovrebbe seguirti. Ma che ne so perché mi segue? Cioè, di cosa hai paura? Che voglia vendermi la frutta online? Esatto, le banane. Tu non stai bene. Donna di 22 anni, povero il mio ex che mi blocca ovunque sperando che io non lo veda più. Ho due fake su Facebook e per Instagram ci sono siti che mi fanno vedere post e stories, scemo DM. Ma secondo me fa bene a bloccarti, cioè che ansia. Se vi siete lasciati allo stalker così tanto, avrei bloccato pure io da tutto, dal mondo, cioè avrei cambiato pure la serratura, così random. Ragazza di 16 anni, ma se io ho due profili Instagram, tra cui uno fake, questa sarà la stessa. Una persona attraverso l'altro profilo può capire in qualche modo che il profilo fake appartiene a me? No, non può capirlo, a meno che non sbagli e pubblichi una storia in cui ci sei tu al posto che sul tuo profilo, su quello fake. Quello sarebbe bellissimo. Ora votate il sondaggio che è completamente anonimo, quindi potete farlo. E mi dite se avete anche voi almeno un profilo fake, perché ce l'hanno tutti, devo dire, tranne me, ma perché non ho niente da guardare, sinceramente. Però se avessi avuto qualcosa da guardare l'avrei fatto anch'io. Quindi votate il sondaggio ora. Ragazza di 17 anni, su Instagram, un ragazzo in direct mi sta ricattando. Da tipo un mese una persona sta spammando il mio nome di Instagram su un sito con scritto di seguirmi, che mostro le boobs a tutti, cosa non vera. Un ragazzo mi ha scritto in direct dicendomi che se non gli mando una mia foto mi avrebbe sputtanato, scrivendo sulle storie che sono una poco di buono. Ho appena disattivato l'account, ho fatto bene. Non hai fatto bene perché non sei tu che devi chiudere l'account, è lui. Non cedete mai ai ricatti, ragazzi. Il miglior modo, quando vi ricattano, online ovviamente, scrivete questa frase magica: hai le ore contate, sto andando alla postale, ci sentiamo molto presto. Sappiate che ogni movimento che fate è tracciabile. Basta andare alla polizia postale. Sono persone serie che prendono seriamente le cose, ve lo dico per esperienza personale. Vi minacciano, minacciate loro. Vediamo chi è più forte, anche perché disattivando l'account in questo caso, se il tizio avesse veramente intenzione di fare una cosa del genere, cosa che difficilmente farebbe perché la gente non è stupida, sa che se riposta una foto che è tua con una frase che non è quella che dovrebbe essere, diciamo così, passa dei guai che neanche immaginate. Quindi diciamo che ha voluto più metterti paura che altro, in modo che tu cedessi. Se lui avesse veramente avuto intenzione di farlo, aveva già una tua foto. Non è che se disattivi l'account non ce l'ha più, l'avrà già salvata. L'unica cosa da fare lì è bloccarlo, mettere il profilo privato in modo che possiate vedere chi vi richiede l'amicizia e per un po' magari accettare solo persone che conoscete e andare alla postale, anche solo per una minaccia. Ci vuole un attimo, ragazzi, non è una roba lunga, tranquilli. Fategliela pagare. Ragazza di 16 anni, un mio compagno di classe ha appena messo una storia omofoba su Instagram. Sapevo che ci fossero molte persone stupide nel mondo, ma non pensavo di trovarne anche così vicino a me. Io fossi in te due paroline gliele avrei dette. Poi è ovvio che ognuno ha il suo carattere, magari non ti va di metterti a litigare o cose così, perché certe persone sono proprio ottuse, quindi ci vai a litigare. Però due paroline gliele avrei dette. Ma proprio due, eh? Brutto co***o.
È vero che così si scende pure al suo stesso livello, è vero che a certe affermazioni non si dovrebbe rispondere con altrettante brutte affermazioni, ma vi posso dire la verità, quando ci vuole ci vuole. Così perlomeno capiscono che quando danno un giudizio non veritiero e brutto su una persona, chiunque essa sia, riceveranno dall'altra parte un giudizio negativo anche su loro stessi. E certe cose vanno sbattute in faccia. Oggi sono rivoluzionaria. Donna di 18 anni, qualcuno conosce qualche posto dove fanno quei dolci con le presentazioni super fighe stile americano che si vedono molto su Instagram? Cioè quelle tipo dove c'è un tortino che viene tagliato dal coltello ed esce fuori tutta quanta la crema al cioccolato. Oh mio Dio, sono senza Nutella a casa. Perché ho letto questo segreto? Donna di 19 anni, baffa a mia cugina che ha fatto la gatta morta per tutta la gita con il tipo con cui mi sento. Ha iniziato a commentargli le foto Instagram e fa tutta la carina. Sono 6 anni che ti interessi di quelli che interessano a me, ma stavolta no. Ti levi dall'Ubaldo perché non ti fila, a lui piaccio io. Classiche tipe così, guarda, avrò incontrato 20 milioni nella mia vita. Amo, c'è Marco. Davvero, dove? Oddio. Stai zitta, fai finta di non vederlo. Fai altro. Ok, hai ragione. Allora guarderò il cellulare così. Bravissima, tesoro, tu non guardare, fai la naturale. Controllo io se ti sta guardando. Grazie, tesoro, sei una vera amica. Ma prego. Ragazza di 16 anni, situazione sentimentale? Crush non mi ha accettato neanche la richiesta di amicizia su Instagram. Dai, forse non l'ha vista. Ci ho provato. Ragazza di 16 anni, un giorno non avevo voglia di stare a prepararmi, quindi sono uscita di casa con la tuta per andare al supermercato. Ho incontrato il mio ex. E poi avete presente quelle che vedi su Instagram? Dicono, il mio ex mi rivuole perché sono diventata più faiga da quando ci siamo lasciati? Ecco, per me non vale. Se c'è una cosa che ho imparato nella vita è che ogni volta che devo andare al supermercato a buttare la spezzatura o a fare qualche altra inutile commissione, che tanto è inutile che ti prepari, tanto non devi andare da nessuna parte, ed esci come una scappata di casa, incontrerai il mondo. È come trovarsi sul red carpet di Venezia. C'è il mondo in te, i fotografi. Quando poi vuoi uscire, andare a divertirti con le tue amiche sabato sera? Desolazione, balle di fieno che corrono. E allora io faccio tutto il contrario. Devo andare a buttare la spazzatura? Coi tacchi. Esco il sabato sera? In pigiama. Ragazza di 16 anni. Mi piace un ragazzo e anche io pensavo di interessarvi, almeno un minimo. Infatti, quando magari sono distratta, le mie amiche mi dicono sempre che continuo a guardarmi. E a volte lo noto anche io e mi sorride. E adesso su Instagram ha appena postato una foto con una dedica e alla fine diceva: io non ho bisogno di niente, voglio solo te, VV. E ci sono rimasta DM, vorrei essere io quella VV. Evidentemente non ti chiami Valeria Vulcano, però vabbè, che vuol dire? Non è che devono essere per forza le iniziali del nome e il cognome della tizia. Magari VV vuol dire, che ne so, viva la vita, voglio volare. Votate il sondaggio perché voglio sapere se avete l'account fake.